Dal 15 al 23 settembre Napoli, capitale della mobilità sostenibile. Questa mattina la conferenza di presentazione delle iniziative messe in campo dal Comune di Napoli ed ANEA in occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, evento il cui obiettivo è quello di invogliare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi alle auto private. Abbiamo ascoltato il vice sindaco Tommaso Sodano. C'è un fitto calendario di iniziative. Ma quello che a noi preme è anche quest'anno mostrare una grande attenzione sul tema della mobilità sostenibile e dell'utilizzo di mezzi alternativi all'auto propria. Quindi noi chiaramente facciamo manifestazioni che fanno conoscere la nostra metropolitana, l'utilizzo dei minibus, ma anche l'uso della bici come opportunità per conoscere e vivere la città. E poi lanciamo una campagna molto importante, sostanziale, un contributo per l'acquisto della bici a pedalata assistita di 200 euro da parte del Comune, a cui c'è uno sconto anche da parte dei fornitori di un altro 10%, e questo noi speriamo che consenta, avvicini il cittadino anche all'utilizzo della bici come mezzo alternativa per muoversi nella nostra città.